faccio una bella pisciata qui che... che piscione. Ciao donne e uomini nudi, bentornati su Car Mechanic Simulator 2021. Non stavo facendo pipì. No, sì, l'ho fatta, però poi si asciugherà prima o poi, spero. Volevo centrare questa di buco, ma visto che non si può più centrare il buco con questa, almeno lo centro in altre maniere. Bene, 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 eccoci qua. Ho scoperto altre piccole cose guardandomi un po' in giro. Per esempio, la saldatrice, se noi la andiamo a chiappare e la portiamo sulla nostra macchinaccia schifosa che abbiamo preso, che ogni tanto gli dovremmo fare dei lavori, se premo qui e gli diciamo sì, 500 li possiamo spendere, guardate che bello. Vabbè, certe cose sono andate via. No, vabbè, non guardate le portiere non vengono meglio di così. No, bisogna toglierle, e neanche il cofano e nemmeno il fianchetto, sì, lui lo chiama parafango uguale, e neanche questo. No, vabbè, però altro è rimasto più bello. Sì, comunque la macchina è migliorata, adesso poi gli diamo anche una lavata. Vediamo se riusciamo anche, non lo so, a mettere a posto un po' la carrozzeria. Assolutamente sì! 24%, 30, 900. Ok, vediamo se è migliorato qualcosa. Ne dubito, perché uno ha fatto in frettissima, ma bah. Ok, mettiamo i pezzi, il cofano. 100%, senza spendere una lira. 100% senza spendere una lira. Aia, ormai non ce l'ho più. Niente, questo non c'è nulla che posso fare. La portiera idem, non posso farci niente. La metto, ma tanto non... è orripilante, lo so, me ne rendo conto. Anzi, secondo me se la portiera non possiamo farci nulla, tanto vale prenderla e staccarla. E idem il paraurti. Ho dei cerchi che fanno veramente ribrezzo. Sto giocando un botto a sto gioco, veramente un botto. È veramente bello, Adesso non mi vorrei focalizzare troppo su questa, perché questa è il bonus per ogni tanto. Ste cose o si riparano o si buttano o si vendono, in qualche maniera devo fare. Ma una l'ho lasciata là. Sono un genio. E vediamo se possiamo riparare qualcosa. Sì. Sì. Preso. Beh, è bello questo. Visto che l'ho migliorati, sicuramente li metto nel magazzino. Ricordiamoci dove... spero di ricordarmi. Allora, questo. E anche questo. Poi paraurti, sì. La portiera. Non ho idea, la targa, sì. Il vetro, ok. Gli altri no, perché tanto... boh. Va bene, il resto vendo. Oh, dai che aggiustiamo... dai che ho aggiustato il paraurti. Fantastico. Ok, 100%. Questi qua, vabbè, li lasciamo qui. Qui abbiamo tutti i pezzi della nostra macchina baracca, presa allo sfascio dell'altra puntata. Bene, cominciamo con qualche lavoretto adesso. Questa un po' l'abbiamo migliorata. Questa la riportiamo dove era. Perfetto, scompare. Mamma mia, sta macchina. Dai, gli diamo anche una lavata. Ed ecco qui la zona lavaggio, sì. Diamo una lavata, che così migliora. E beh, migliorata un bel po'. Non ci ho fatto caso, devo togliere sti vetri delle balle, che tanto fanno schifissimo. Ah, uno ne aveva, ok. Laviamo anche gli interni, va. Sì, gli interni erano veramente orribili. Beh, adesso è già un'altra storia, Molto, molto meglio. Però li smontiamo comunque gli interni. Ok, sono riuscito a entrare. Via. Via questo. E via questo. Perfetto, anche questi li portiamo in magazzino. Prima vediamo se li possiamo mettere a posto. Qua no. Qua nemmeno. Qua nemmeno. Beh, credo gli altri siano uguali, non è che si può sbagliare. Tanto che ci sono. Ok, magazzino. Beh, non è peggiorata, anzi, senza spendere niente praticamente l'abbiamo migliorata, Buongiorno. Mi potresti aiutare? No. La mia risposta sarebbe no, ma comunque devo aiutarti, giusto? Questa è la mia prima auto, che culo, magari non è perfetta, ma fin lì, guarda, sicuro. Avevo sempre sognato di possederne una e appena ho messo insieme i fondi ho cominciato le ricerche. Temo di essermi lasciato prendere dall'emozione, un pochettino. Ho sentito che può essere rischioso. No, figurati, gli avrei dato 3,50 euro, compresa il passaggio di proprietà. Il tizio da cui l'ho comprata diceva che i freni devono essere riparati, ma che il resto è a posto. Certo.
Stamattina ho sentito dei colpi da dietro e sento che l'auto sbandava verso destra. Spero che non sia nulla di grave, ma figurati, quando senti uno che ti spara da dietro non è mai grave. Se sarà necessario mi farò prestare un po' di soldi, ma spero che l'unico problema siano i freni. Certo, non vedo l'ora di rimettermi in strada. Controlla l'auto e cambia quello che c'è da cambiare. Arrivederci. Sì. Ripara la carrozzeria, cambia l'olio, spurga l'olio vecchio, bla bla bla, e altri compiti. So già che sarà una bestemmia, ma ne sono proprio sicuro. Andiamo, prende troppo sole. Sì, comunque è una delle più belle che ho visto fino adesso, eh. Sì, sì, dai. Non c'è olio motore, signori, è normale tutto questo. Certo, l'olio motore a cosa serve? Niente. Vabbè, va. Mi devo ubriacare per fare queste cose. Allora, il paraurti. Anzi, forse lo ripariamo senza nemmeno doverlo ricomprare. No. Allora, cosa mi serve tutta sta roba se non posso riparare mai una pippola di niente? E che problemi ha il paraurti? 5%, vabbè, va. Questo va comprato, non ci posso fare niente. A meno che riesco a farci qualcosa qua, ma non ho ben capito questo come funziona. Comunque, via recupero. Grande bonus. No, gli altri no. Quindi cosa mi ha dato? Un cazzo. Sono un... Dovevo andare qua, vero? Ah, vabbè, va bene. Andiamo a prenderci il paraurti anteriore. Che costa un patello, sicuro. Porca miseria. 350 euro. Noi adesso siamo a 6.921 e me lo segno. Perché sarà qualcosa di assurdo. Porca miseria. Non potevo forse ripararlo. Vabbè, questo proprio non ci ho fatto caso, cavolo. Però adesso vorrei fare una cosa, però, eh. Se posso, gli do una verniciatina. Così inauguriamo anche quello spazio che ho comprato, eh. Ma posso verniciare solo il paraurti così evito di spendere troppi soldi? Assolutamente sì. No, non hai capito. Solo il paraurti. Ah, non posso verniciare solo il pezzo. Porca di quella. E quanto mi verrà... Che poi, perché... Poi ci sarà... Oh, signore. Paraurti anteriore riparato, cambio... Però non mi dice di verniciarlo. Se lo vernicio, quanto si spende? 1000. No, 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 mi dispiace. Rimani così. No, è troppo. Te l'avrei fatto volentieri. Ma 1000 sono davvero troppi. Mi dispiace. Adesso sembra che è il paraurti di quelli di una volta. Dio, signore. Oh, che lavoro che c'è qui. Ma perché? Perché? Albero a cavallo. Ci credo. Asse di trazione posteriore solido. Bobina di accensione ovviamente 3. Boccole tutte praticamente 6. Braccio di controllo asse rigido. Canale di iniezione. Tutte le... No, tutte. Solo 5 candele. Cinghia di trasmissione, cinghia di trasmissione, filtro dell'olio, mozzo ruota, pastiglie dei freni, staffa, molla, balestra e tappo della molla, regà, ma non ci credo. Boh, vabbè, dai, mettiamoci al lavoro. Un'altra di quelle rotture che però potrebbe darmi un bel po' di esperienza e soldini in teoria. Questo ha pagato poco la macchina e mo dovrà lasciarmi 1 milione di euro a me. L'olio era buono, ma... Oh, ok, vattene ora. Mi fa piacere che acquistate dei rottami di merda e poi li portate tutti da me, grazie. Mi fa veramente piacere, perché sapete che io chiedo pochi soldi, allora dicono andiamo da lui che tanto... Guardate cosa non è sta roba. Bisogna togliere il mondo qua. Le boccole. A tanto poi me ne dimentico qualcuna sicuro, ci sarà da bestemmiare, lo so già. Mi sto smontando tutta la macchina praticamente. Ne varrà la pena? Quanti soldi prenderemo? 1,50 euro? 2? Forse 3 euro? Staremo a vedere. Ok, un po' di cose le ho staccate. Adesso vorrei vedere se è rimasto qualcosa. Ah, boccola! Brutta maledetta, ti ho vista. So già che poi mi facevi girare le scatole. Forse dietro a posto. Vediamo cosa riusciamo a mettere a posto noi, che sarebbe già tanta, tanta roba. Ok, avviamo la riparazione. Facile, 98. 100%, ok. Poi, facile, bello, così sì che è facile. Ma che dito, ho il dito più veloce del West. Sì, detto così non è bello, lo so, però. Vai così. Ok, queste un po' di cose le abbiamo messe a posto. Qua non ci posso fare niente. Ah, finalmente potremo vedere se funziona. Beh, i dischi sono 73. Pago per farglieli. Non credo, roba mia.
li ho rettificati. Vabbè, va, questo te lo faccio in amicizia. Vai. Ah, continua a girare. No, il suono è finito, lui continua a girare. Ok. Vabbè, dai. Ci sta, 100%. Non abbiamo ancora speso una lira, signori. Non abbiamo speso niente. Così che si fa. 100%, becca tipo di freni nuovi. Eh no, queste no. No, 24 non ha senso. Passiamo di là, facciamo lo stesso lavoro. Vediamo se siamo riusciti a fare tutto anche... No, 11. Questo non so perché non l'ho voluto mettere a posto. Vabbè, è un problema. E lo devo comprare. Mi scoccia. Lo devo comprare. Va bene, compriamolo, dai. No, divento tirchio perché non voglio spendere un botto di soldi. Perché io poi non ne guadagno un cavolo. È quello che mi fa girare le palle. No, anche questo. Ma possibile che non me li ho messi a posto questi? Perché? Perché non ci sono pezzi? Non, questo non lo capisco. Se qualcosa me l'hai messo a posto, perché gli altri no? Ecco, quella è una cosa che non riesco a capire. Me ne ha messo a posto uno e l'altro no, ma perché? Super lusso, 100% da come era prima. Ok, qua un po' di cose già le abbiamo fatte. E ovviamente sono pochissime a confronto, mamma mia. Perfetto, vediamo che dice. Adesso finalmente, ne manca ancora una. Ma non è quella, quella è buona. Vediamo un po'. Ah, trovata. Trovato la boccola. Rimontiamo, però mettiamo, cambiamo la boccola. Questa cosa mi piace molto, Bella, bella, che non sia sempre un pezzo unico, ma che si possano andare a cambiare, mi piace. Ok, abbiamo fatto... No! Ma ancora? E che altra boccola devo cambiare? Mica dovrò cambiare quella là che andava bene. Ah, tanto che ci sono, gli tolgo anche il filtro dell'olio, che sicuramente va cambiato. Ma perché non stai fermo due secondi, due? Non capisco che altre boccole devo mettere. Vediamo. Ancora! Ma che boccola? Quale? Le sue le cambio e le metto tutte. Sto perdendo soldi, sono sicuro di questo. Porca di quella. Eh sì, perché sto facendo dei cambi assurdi. Ma non posso fare diversamente. Ti odio. No, ma che boccole è? Dai, ora ho cambiato anche queste qua, Oh, era da cambiare solo quella praticamente. Vabbè, va bene. Bobina d'accensione, poi candele. Uff, ce n'è un botto ancora di roba. Mozzo, ruota anteriore. Andiamo bene. C'è un chilo di roba da smontare. Ok. Adesso proviamo ad aggiustare qualcosa. Che cavolo. Ma possibile? Ma lì... Scusate, qua dice pezzi. Ah, carrozzeria. Ho capito, ho capito. No. Ma dove vai? Sì, vabbè, ma che cavolo. Un macello qua. Perfetto, ti ho anche riparato tutto. Questo è un mio omaggio, Ti faccio andare via almeno con una frenata decente, che non ti vai piantare nel primo palo. Visto già che sono in un punto del cacchio, come dicono questi ogni volta. Cosa? Oh mio Dio. No. Non so vedere. Sì, come hai fatto a spruzzarlo lì? Lo sei solo te, fantasmino. E pensavo di essere a buon punto. No, ma vi rendete conto? Dai, VD. Dai, attraverso il radiatore funziona tutto bene. No, non, ma se tolgo la pompa dell'acqua esce il liquido. Vabbè, non se ne accorge neanche. No! Sì, lo sapevo, però non pensavo che rompevi così le scatole. E poi per un po' di liquido per terra, cosa avrò mai fatto? Esagerato. L'albero idem. No, non l'ho ancora. Ah, è vero, potrei magari aggiustarlo. Se riesco, sarebbe già tanta roba. Ma cos'è sta roba? Ma mica era da riparare. Sto spendendo soldi. Dov'è? $16. Vediamo. Bobina, ancora solo una bobina d'accensione ho fatto. È così. Io ho provato, Adesso voglio vedere cosa mi dice. Sì, sì, signori, sì, e vai così. La cosa comincia a farsi interessante. Beh, non male. Mi aspettavo un problema dietro l'altro, invece è andata bene. Sono stato pure bravo, ho fatto più di quello che dovevo fare, incredibile. Sono l'unico meccanico al mondo che fa una cosa del genere. Quindi se voi avete un'auto me la portate, io ve la faccio e decidete voi praticamente quanto darmi. Magari vi rifaccio tutto il motore da capo, mi date 5,40 euro e un pacchetto di patatine. E siamo a posto così. L'idea di questo gioco è questa. Io aggiungerei modo di fare tipo delle piccole truffe.
E poi se il cliente è sgamato e ci arriva e se ne accorge, ci può far causa e dare un feedback negativo che farà diminuire le persone che porteranno le auto nella nostra officina. Potrebbe essere simpatica come idea. Io ho questa idea strana qua. Allora, vediamo intanto cosa mi dice. Qua è tutto a posto. Olio cuore. Ora non resta che saltare la staccionata. Mettiamo questo. Questo mi costa qualcosina, ma mi sono sbagliato io prima, quindi va. Ok, ok, ok. Concludi. Ops. Lo sapevo, era per vedere se eravate attenti. Manca di roba. Ops. No, telecamera. Smettila. Questa macchina è trazione posteriore e se è un po' cazzuta, come penso che sia, potrebbe avere le ruote di dimensioni diverse. 2,35, 2,35, 2,35... No, in questo caso no. Ok, quindi non c'è problema. Vediamo un po' che dice adesso. 9,656. Oh, questa volta ci siamo. Da 6.900 a 9.600, ragazzi, non male, eh? Tanta roba, stavolta sì. Beh, è stato anche un lavoraccio terribile, quindi ci sta tutto. E tanto che siamo qui per chiudere il video, perché non starò a fare altro, perché non avrebbe senso, secondo me. Adesso farò solo una cosa. Ah, c'è una cassa, apriamo la cassa. La cassa che regala una cassa, immagino. Mappa delle rimesse, che ne ho già 15 e 280 euro, grazie, molto gentile. Radiatore, in realtà vediamo se possiamo aggiustarlo, anche se la vedo ben difficile, figuriamoci. Attenzione, abbiamo aggiustato il radiatore. Possiamo metterlo qui. No, aspettate, ma perché mi aumentano le cose? Vabbè, questo lo metto via, il resto devo vendere tutto, mi sono rotto. No, la boccola la tengo, è nuova. Dov'è? L'ho vista prima. Adesso qui un po' di roba ce n'è. È vero, il motore non possiamo usare. Aspetta, la capretta. Eh sì, tanto che ci siamo. Anche a un metro di distanza lui ci arriva. Scatola del cambio. Tanto anche al contrario riesco a togliere le viti, non ci sono problemi. Quindi il motore adesso è libero. Forse, grazie, magari se lo abbassa è meglio. Vediamo se. Beh, non lo so, non l'ho mai provato, però credo di sì. Monta, togli. Ma l'ha tolto? Aspetta, ma dove ce l'ho? No, ho un'idea. Vediamo. Ditemi di sì, per favore. Oh mio Dio. Oh mio Dio, teniamo il motore qui così ogni tanto cambiamo i pezzi. No, ma che bello, eh? È migliorato un botto. Sì, sì, assolutamente. Ora ripariamo il riparabile. No, no, mi dà una soddisfazione sto gioco che non vi rendete conto adesso. No, ho fatto una cazzo. E per questa piccola cacchiata la scatola del cambio andrà ricomprata sicuramente. E costa mica poco. Porca miseria. Vabbè, quello per ora lo lascio lì. Ma posso. Che cacchiata che ho fatto. E visto che oggi è venerdì, vi dico subito che sabato e domenica non farò video di Car Mechanic Simulator, ovviamente, ma da lunedì ricomincio come al solito e continuerò con questa serie. Non vi preoccupate se sabato e domenica non ci saranno video, non sono scomparso nell'oblio, giurin giurello. E quindi, se il video vi è piaciuto, un bel pollice su, tanti commenti qua sotto, ma soprattutto i commenti, perché per me sono la cosa più importante di tutte, e alla prossima. Ciao belli!